Sono pieno di mastice, ma forse non si vede il mastice. Non fatemi i primi piani dove si vede il mastice. Vi prego. Allora, il cognato l'abbiamo analizzato, ok? Ora parliamo del fidanzato. Andrea Gianbruno, un altro della famiglia su cui si sono dette tante maldicenze. Qualche maligno ha anche osato insinuare che gli abbiano dato un programma tutto suo perché era comandato. Gianbruno era comandato. Ma come vi permettete? Gianbruno, Lenzo Biagi di Rete 4 raccomandato. Il Bob Woodward di Mediaset raccomandato. Ma Gianbruno! Gianbruno è un giornalista eccezionale. Un gigante come lui nasce ogni 100 anni se non si prendono precauzioni. Comunque, non è Giorgia che aiuta Andrea, casomai è il contrario. Più filo governativo di lui non c'è nessuno, anche perché se lo fa, quando la sera torna a casa, se trova le valigie sul pianerottolo. A parte gli scherzi, diciamo la verità, Andrea Gianbruno è la rivelazione televisiva dell'anno? È smart, è trendy, è glamour, ma soprattutto boyfriend. Guardate che bella coppia, guardali qui, guarda che belli. Qui è uguale ad Alain Delon, è vero? Che poi in realtà lui è multiforme, può diventare chiunque, eh? Da Tom Cruise a Sean Penn a Lillo. E volendo, no aspetta, perché volendo c'è anche la versione scopa nel culo. Ecco. No, ma lui è sempre un po'... No, lui è sempre in posa. Non è giornalismo, è remake di Zoolander. Allora, diciamo che il suo, più che un programma, è un selfie che dura un'ora. Ma a parte l'aspetto, a livello di contenuti invece, è perfettamente allineato con i grandi valori della Meloni Family. Il cambiamento climatico non esiste. I tedeschi se ne devono andare a casa e le donne se la vanno a cercare. D'altra parte si capisce, se stai troppo tempo attaccato a un phone, poi anche i neuroni si surriscaldano. Ma no, ma c'è proprio scritto anche nel libretto di istruzione degli asciugacapelli: attenzione, l'uso prolungato può provocare un programma con Pietro Senaldi. Allora, insieme sono una coppia d'attacco irresistibile, perché uno le alza ed entrambi la schiacciano. Ma non la palla, non è. Quello che schiacciano non è palla. Allora, di Gianbruno si parla di tutto, di politica e di molestie sessuali, di terremoti e di molestie sessuali, di immigrazione e di molestie sessuali. Diciamo che le molestie sessuali è un po' il leitmotiv. Ma non ce lo vogliamo vedere un po'? E dai, vediamocelo su, dai.